22 ottobre 2016, con tempo molto variabile, abbiamo già preso anche acqua. Siamo a Carcoforo. Carcoforo, nome strano che mi piacerebbe sapere da dove arriva, vabbè, mi informerò. Carcoforo diede i natali a Teomondo Scrofolo e a Carcarlo Pravettoni. Siamo in Valsesia, ancora Piemonte. Andiamo a fare un giro su di lì, vediamo dove arriviamo. Dobbiamo andare fino ad un rifugio che ci sta lì sopra, ma non so perché c'è Laura non sta bene. Facciamo quattro passi e ce ne torniamo a casa, dai. A Sulle dopo. cime comincia ad esserci la prima neve, là in basso c'era tutto brinato in terra. Sì, cagnoloni con i rifugi naturali qui. Fanno i formaggini anche. Mi dispiace che Laura non si sente bene e si è fermata in macchina. Adesso andremo su. Là sopra si vede il rifugio Massero. Se ce la facciamo ci arriviamo. Fin là. Ma che spettacolino di valle. Lasciata la strada poderale, cominciamo a salire per il ripido sentiero. Questi larici con questi colori magnifici. Un attimo fa c'era un po' di sole. Sono incantevoli. Bella mulattiera questa. Spettacolo. Fatta la prima balza di roccia. Siamo. Un'intera tratta, eh? Eh sì. Porca vacca. Se si fa la teleferica non si più di tanto. Bello. Bell'ambiente. Carcoforo, là in fondo, illuminato dal sole. Nessuna roba. Chissà la Laura come sta. La macchina è sempre là. Sì, è sempre la macchina. Mi sta bene. Sì, punto rosso c'è. Dovrebbe essere qui sopra il rifugio, eh. Secondo me ci siamo quasi. Siamo arrivati 2082, ormai siamo a quota spolverata di neve negli ultimi giorni. Il cielo si è un po' coperto, adesso come di consueto facciamo l'arrivo in diretta al rifugio Massero. Carino, molto carino. 2000 e 82. Vai a vedere se c'è il locale invernale. Arrivederci 2017. Rifugio Massero. Altra via della Valsesia. Bello. Sarà nostra cura visitarlo l'anno prossimo, quando sarà aperto. E come è chiuso anche il locale invernale? È strano, perché non si può. Per legnaio. Dai, ci vediamo fra un attimo. Ho mangiato 11 e mezzo, ho mangiato panino. Fa freddo, c'ho le mani ghiacciate. Sa, scendiamo a valle. Prima si era chiuso il tempo, adesso si è riaperto, ma comunque le previsioni sono la tendenza al peggioramento. Andiamo giù fino in paese, drappina e via. A dopo.